Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo makeover dei Townies. Allora ragazzi, io sto morendo di caldo, sono col ventilatore addosso. Come potete vedere sono abbronzato perché sono andato al mare e mi sono anche un po' bruciato, ma va bene. Oggi a Firenze c'è un tempo di merda e quindi motivo per il quale ho deciso di registrare. Però fa un caldo comunque torrido. E comunque ragazzi, andiamo al nostro Kaikawe. Allora, spero che la musichetta di The Sims vada, perché raga, nello scorso episodio io pensavo ci fosse la musichetta in sottofondo, invece non andava la musichetta in sottofondo di The Sims e quindi me ne sono accorto un po' tardi. Allora ragazzi, oggi andiamo a fare il makeover di questo bellissimo manzo asiatico e vi vado anche a leggere la sua descrizione. Allora, ovviamente l'ho tradotto con Google Translate e ragazzi, cioè, dà sempre gioie Google Translate. Comunque, Kai non ha bisogno di una panca per allenarsi, il mondo è la sua palestra e direi che si vede, ragazzi. Che si tratti di fare jogging, nuotare o fare sport, beh, si muove sempre, raga. Il suo discutibile senso di socializzazione deve ancora, diciamo, immetterlo nella vita, ecco. È un caso specifico e non riceve lamentele anche se lui, diciamo, ha la propensione a camminare sempre senza camicia, quindi a petto nudo, ma non gli dicono mai niente. Il suo fisico praticamente è praticamente un cartellone ambulante per il suo trambusto laterale di mentore di altri sim nei loro regimi di allenamento. Adoro ragazzi, adoro Kai, adoro, lui è bellissimo secondo me, cioè secondo me non va proprio, non gli va aumentato nulla se non io, scusate, vorrei semplicemente aumentare la grandezza, no? Io volevo aumentare la grandezza dei suoi occhi, raga. L'unica cosa, allora mi piace così, per l'amor di Dio, però a me piacciono i sim con gli occhi grandi. Adoro. Allora, ragazzi, capello. Lui siamo per l'ennesima volta con un sim uomo con il capello lunghetto. Io però, oddio, mi sta venendo un attacco d'allergia, ora starnutisco in diretta. Io però volevo, nel passato forse, provare anche un capello. Oh my god! Ma è bellissimo! Ragazzi, io amo Kai, cioè è proprio bellino lui, un sacco. E secondo me sta meglio col capello corto. Non so voi cosa ne pensate, però secondo me sta da Dio col capello corto. Oddio, adorerei. Oh my god. Volevo provare per l'appunto con voi, dato che non l'abbiamo ancora visto, il capello di Portento del Punto. Che sarebbe questo. Beh, caruccio. Anche così è caruccio questo capello. Ora, non, secondo me, non è proprio per Kai, a dirla tutta, a dir la verità. Vediamo un po'. Allora, Kai comunque ha un bellissimo, girl, un bellissimo viso, quindi secondo me sta bene un po' con tutto, sinceramente. Però il primo capello che gli avevo messo non mi dispiaceva. E quindi mi sa che non era questo, ma era. Era questo, raga. Ci sta troppo bene. Vediamo se gli mettiamo. Ora, lui sta bene. Oh girl. Sta bene anche senza barba, devo dire la verità. Infatti, non lo so. Oh girl. Sta bene anche con la barba, ovviamente. Anche col baffetto così. Però sapete che forse io. Bellino così. Dato che non lo uso mai, è molto asiatico questo tipo, questa tipologia di barba, in effetti. E allora, raga, c'è un problema principale. Non è che possiamo fare chissà quale grande makeover perché lui adora stare a petto nudo. Quindi io direi che e questo pantalone ci sta da Dio. Magari gli cambiamo il colore, giusto così, per a far vedere che. Tipo anche il bianco, mettiamoglielo nero e azzurro. Cambierei sicuramente le scarpe.
cioè gli metterei le scarpe. Uno sportivo non può andare di certo con, esatto, con la ciabattina. Andiamo sul formale a questo punto. Ma perché sono sempre in ciabattina? Ma no, allora, amo, tu sei uno che vuole far vedere il fisico, secondo me. Tra l'altro lui, raga, che ve lo dico a fare, è culturista ed è attivo, amicone e perfezionista. Quindi un sim molto, molto, secondo me, molto positivo. Abbiamo visto un paio di sim un po' snob, un po' strani. Devo dire che invece Kai è sicuramente un sim strapositivo. Facciamo vedere a questo punto... Io direi che potremmo far vedere tranquillamente, yes, il bicipite, il braccio croccante, adoro. E andrei di un completo quindi chiaro, raga, visto che ci troviamo. Il nostro classico completo chiaro, adoro questo pantalone, io lo metto ovunque. Adoro, super chiaro, sportivo. Oh, beh, ora, sullo sportivo mi cade sulla... Cioè, quando è sportivo praticamente lui ha la canotta e quando è normale invece no. Io direi di cambiare assolutamente la canotta e mettergli tipo questa, adoro. Come pantalone, allora, abbiamo un sacco di pantaloni sportivi adesso, quindi possiamo assolutamente... oddio, ci sono anche questi che io adoro, però con la canotta così non mi piacciono molto. Sono molto belli questi di vita ecologica, anche questi effettivamente, però aspetterei per quelli. Abbiamo un verdone che secondo me ci sta tantissimo. E metterei qualcosa di più chiaro come scarpa, ok. Da notte, vabbè, che ve lo dico a fare, secondo me non va neanche modificato più di tanto, raga. Anzi, guarda, gli metto questi, dato che mi piacciono un sacco, gli metto blu. Oddio, sono in fissa con il blu ultimamente, raga. Allora. Senti, a me questo completo non mi dispiace, a parte la ciabatta. Non capisco perché gli mettono sempre solo ciabatte a questo ragazzo. Una bella Converse, un po' più sportiva, ma mi piace sia il pantalone che il sopra, devo dire. Quindi io non andrei a modificare troppo. Raga, Kai è veramente bello già di per sé. Questo video durerà neanche 10 minuti forse. Ok, il clima invernale. Allora, questo cappello gli sta da Dio. In realtà anche la maglietta. Questa maglietta non l'avevo mai notata, ragazzi. È veramente caruccia questo maglioncino. Però io lo farei un po' più belloccio, perché lui mi sa di... capisci? Lui sta molto bene con il marrone, anche con il verde però, quindi io assolutamente metterei questo. Cambierei i pantaloni, andrei su un bel jeans, di vita ecologica, adoro, scuro, ci piace assolutamente. E ovviamente cambierei la scarpa in una bella Timberland. Adoro, chic! No, raga, che buono è! Cioè, ma è bellissimo! Ma stupendo, raga. Ci manca comunque il clima caldo, raga. Oh girl, adoro. Piace tantissimo. Cos'è questo pantaloncino? Amo, cioè tu saresti da... con questa canotta un po' del Pride. No, allora, siccome lui è molto sportivo, andrei sul... tipo così. Andrei sul, come posso dire... l'occhiale non lo so, sai, cioè lui secondo me clima caldo, adorissimo. Dicevo, andrei sulla Miami Beach, insomma, come stile mi piace tantissimo. Fatemi capire solo una cosa, adoro, che chic, raga, cioè chicchissimo con questa, con questo pantalone così. Adoro. E la ciabatta qui gliela lasciamo. Adoro, ragazzi, lui. Cioè, con questo occhiale fotonico proprio. Allora, facciamo un giro, raga, perché cioè, abbiamo già finito in realtà. Ecco, qui sai cosa gli potremmo mettere? Qui potremmo mettergli una bella collanina, visto che ci troviamo. Allora, tipo così. Cioè, non troppo... Non vorrei fare troppo... Non lo vorrei fare grezzo, insomma. E però il, come si dice, il piercing al sopracciglio non ci dispiace affatto. Cosa mettiamo? Questo, secondo me ci sta da Dio. Allora, raga, questo è Kai Kawe, adoro, in versione, diciamo, quotidiana.
Poi abbiamo la versione formale, adoro, comunque il capello corto gli sta da Dio. Io Kai Kawe lo farò fidanzare con qualcuno, absolutely. Sportivo, ci piace sul verde. Ovviamente da notte, raga, quando possiamo gli mettiamo il petto nudo perché è top. Da festa, adoro, gli ho lasciato lo stesso. Ovviamente costume da bagno è l'unico che può permettersi di portare un costume leopardato, adoro. Clima caldo, adoro, con questo stile Miami Beach. E clima freddo, ragazzi, un buono da paura. Cioè, secondo me è uno dei sim più belli impostati, cioè di quelli già creati da The Sims. Cioè, secondo me è tra i più belli, absolutely. Allora, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Un po' breve, 10 minuti, però ci piace perché fa caldo, quindi dobbiamo vedere giusto una decina di minuti di video, giusto per non dimenticarci voi di me e io di voi. Quindi ragazzi, vi ricordo di commentare e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace se dovete acquistare dei giochi. Potete trovare in descrizione il link di Instant Gaming che vi permetterà di avere giochi scontati e di sostenere, supportare questo canale in maniera gratuita. E niente ragazzi, io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!